your flags up in the sky. Guarani a Totom. Buenas noches, Latinoamérica. Buenos días, Europa. Buonanotte, Roma. Guarani a Totom a Catalunya e Barcelona. Allora, Alberto, si va a chiudere questo mondiale 2014. Si è mondiale chiuso. Brasiliano si è chiuso. Purtroppo si è chiuso per noi con una vittoria della Germania 1-0. Ai tempi supplementari sulla Argentina. Allora, tomiamo l'avion per la ultima volta e vamos a Rio de Janeiro. Vabbè, meno male, già questo aereo, già uno è stanco di viaggiare in aereo. Insomma, però che dovevi fare? Vabbè, io notte mercoledì io devo viaggiare un'altra volta per Latino America. Esattamente. Così che... vede che siamo i viaggiatori del mondo. Magari. Allora, Alberto, a Rio de Janeiro, al Maracanã. Maracanã, il tempio del calcio. Uno dei più famosi tempi del calcio.
si è giocata appunto la finale della campionato mondiale di calcio. E come dice pagina 12, la gioia è stata solo tedesca. Esattamente. E sono scesi in campo le finaliste Germania e Argentina. Detta appunto Germania e Argentina perché sarà sorteggiata prima la Germania e l'Argentina, e per questo la Germania giocava con la classica maglietta bianca, mentre l'Argentina con la seconda maglia, quella tutta blu. La Germania con un 4-3-3 si presenta con Neuer tra i pari, la difesa a 4 composta da Lahm, che è il capitano, a destra Boateng, Hummels centrali, Ovedes a sinistra. A centrocampo la prima sorpresa, viene dato informazione Khedira, che però si fa male nel riscaldamento all'interno dello stadio, e quindi viene inserito Kramer, Weinsteiger e Kroos. Özil, Klose e Thomas Müller sono i tre attaccanti. L'Argentina risponde a specchio con un 4-3-3, Romero tra i pali, a difesa 4 composta da Zabaleta, Di Michelis, Garay e Rocco, Bia, Mascherano e Perez i tre centrocampisti, Messi il capitano, Higuain e Lavezzi a giocare, Lavezzi sulla sinistra o sulla destra, dipendeva insomma da dove si esprimeva. I cambi sono stati, ricordiamo, uscito Kramer, uscito Özil, uscito Klose, è entrato Mertesacker, è entrato Schürrle, è uscito Götze, che poi segnerà. Una cosa, Klose lo ha applaudito tutto lo stadio. Veramente, un grandissimo campione. Veramente un grande saluto a lui, perché se lo merita. Esattamente. Poi per l'Argentina entra Gago, entra Palacio, entra Agüero, ammoniti Ovedes e Schweinsteiger per la Germania, Mascherano e Agüero per l'Argentina. Il gol vittoria all'ottavo del secondo tempo supplementare di Mario Götze. Questi sono i numeri di questa partita, Alberto. Una partita che è stata, l'Argentina ha avuto tre chiare occasioni da gol. Esattamente, tre chiare occasioni, opportunità per vincere la partita. La prima, quella sbalorditiva di Higuain, che non so che ha fatto lì, non so, si vede che se gli è rotta la bussola, non so che è successo. Incredibile quella. Sì. Poi quella di Messi. Quella di Messi e poi quella di Palacio. Quella nel del fine del primo Palacio, tempo supplementare. Sì, sì. Va bene. Allora, vediamo un po'. La Gazzetta dello Sport titola: Mondiali Germania Argentina 1-0, Mascherano è un dolore immenso, quello che dice. Mentre in Spagna, in Catalogna specialmente, che seguiamo Sport e Mondo Deportivo, Messi si queda a un passo dal cielo. Messi si ferma a un passo rimane un passo dal cielo. Ricordiamo Leo Messi nominato miglior giocatore del mondiale, sì. Ballon d'Oro. Sì, pallone d'oro dei mondiali. Allora ti leggo quello che sì. Continua di pagina 12, che è il giornale dell'Argentina. Dice: con un gol di Götze ai 7 minuti del secondo tempo supplementare, la Germania è rimasta con la Coppa. Esattamente. E ottiene il suo quarto titolo. Una partita molto equilibrata, l'arbitro non ha fischiato un chiaro rigore per l'Argentina, che ha sprecato tre buone opportunità con Higuain, Messi e Palacio. Questo dice la pagina 2. Questo dice la pagina 2. La prima pagina di Sport, giornale catalano, che è emblematica. Che pena Messi, Germania campiona del mondo nei supplementari, ma a titolo grande, che pena Messi. Aspetta Alberto, scusa, spiega un attimo però che significa, perché in italiano che pena sembra, specialmente a Roma, sembra che sei una pena, cioè sei una piaga. No. Spiega un po' che significa in spagnolo che pena. Che peccato sarebbe. Che peccato, bravo. Che peccato. Esattamente. E inoltre pagina 12 dice: Mascherano, fino a che il fisico ci ha resistito, abbiamo dato tutto. Esattamente, intanto salutiamo un gatto qui che sta passando, perché ricordiamo Alberto dove siamo. Un gatto, siamo alla festa dell'unità, come sempre, trasmettendo di Villa Ossio,
vicino alla Casa del CES. Esattamente, esattamente, la festa dell'Unità di Roma. Allora Alberto, vogliamo andare nella prima pausa musicale? Sì, ascoltiamo anzitutto Onore ai Vincitori. Certo. Allora ascoltiamo il gruppo tedesco Cybermon e Das Beste. Beh, vabbè, anche questa è una tua nuova conoscenza. No, nessuno di questi gruppi sono nuove conoscenze. Va bene, ci sentiamo dopo. So wunderschön und wertvoll, um mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du schläfst neben mir ein, ich könnte dich die ganze Nacht betrachten. Sehen, wie du schläfst, hören, wie du atmest, bis wir morgen erwachen. Hast es wieder mal geschafft, mir den Atem zu rauben. Wenn du neben mir liegst, dann kann ich es kaum glauben, dass hier jemand wie ich so was Schönes wie dich verdient hat. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Dein Lachen macht süchtig, fast so als wär's nicht von dieser Erde. Auch wenn deine Nähe Gift wär, ich würd bei dir sein, solange bis ich sterbe. Dein Verlassen würde Welten zerstören, doch daran will ich nicht denken. Viel zu schön ist es mit dir, wenn wir uns gegenseitig Liebe schenken. Betank mich mit Kraft, nimm mir Zweifel von den Augen. Erzähl mir tausend Lügen, ich würde sie dir alle glauben. Doch ein Zweifel bleibt, dass ich jemand wie dich verdient habe. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. So gut, wie du mich liebst. Vergesst den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es schlägt, bist du die Ruhe und die Zuflucht. Weil alles, was du mir gibst, einfach so unendlich gut tut. Wenn ich rastlos bin, bist du die Reise ohne Ende. Deshalb leg ich meine kleine, große Welt in deine schützenden Hände. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut.